Grazie soprattutto a Puglia Film Commission, al NOFF, il festival così importante in questo territorio proprio che unisce un po' le varie culture del Mediterraneo e che da tempo è stato sempre seguito, programmato, pianificato, si è svolto con indubbi riflessi dal punto di vista proprio culturale, oltre che indubbiamente anche con dei riflessi economici. Anche quest'anno, grazie anche all'opera strategica importante che l'organizzazione di cui abbiamo qui la rappresentanza, il direttore generale, siamo riusciti, diciamo, ad integrare un programma che secondo noi risponde veramente a un valore importante che testimonia questo collegamento costante di un territorio come Otranto tra Oriente e Occidente, fa parte dell'Italia, ma si affaccia proprio sulle sponde del Mediterraneo e si integra con altre culture in una visione che è una visione comunque di condivisione, di socializzazione, una visione, diciamo, di pace tra popoli, in un momento ancora così importante, dove purtroppo a ridosso di pochi chilometri rispetto all'Europa, alla configurazione del territorio europeo, abbiamo la guerra in atto. Quindi proprio per questo manifestazioni di questo tipo servono ancora di più a unire a quei valori essenziali della pace, della cultura e della socializzazione tra popoli. Otranto ha subito, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, lo viviamo costantemente, stando in questo territorio, il vulnus del 1480, e proprio per questo è riuscito a superare in un'ottica veramente nel corso dei secoli questa ferita, questa frattura, e si affaccia proprio in una visione estremamente importante nei confronti appunto degli altri popoli del Mediterraneo. E il direttore penso voglia aggiungere anche qualcosa. Sì, non molto. Mi fa piacere dare lui la parola. Prego. Vorrei intanto ringraziare la professoressa straordinaria che ha messo in piedi in pochissime ore insieme a noi, ma anche la struttura amministrativa del comune, una organizzazione non semplice perché, ripeto, alla fine dell'anno, nonostante la, diciamo, possibilità di budget, quello era l'ultimo dei problemi, ma mettere insieme un palinsesto di natura sia cinematografica che organizzare alcuni grandi eventi sul territorio regionale, diciamo, a livello competitivo, diciamo, vedrete che ci sono degli artisti di primo livello, noi abbiamo fatto il nostro con grande abnegazione, non senza difficoltà perché nessuno è mandrake, quindi diciamo le difficoltà ci sono state, ma le abbiamo tutti insieme sorpassate, perché l'importante era mettere l'offerta culturale di Otranto nella fine dell'anno, perché la fine dell'anno è un periodo strategico per tutti, e ovviamente l'input della commissaria era anche quello, diciamo, di dare forza alla destagionalizzazione di un prodotto culturale che è strettamente poi connesso a un'offerta turistica che, diciamo, non ci appartiene direttamente, ma alla quale concorriamo sicuramente con le nostre energie. Io devo ringraziare tutti coloro che nei prossimi giorni, nel giorno di festa, serviranno la città e la comunità, non solo dal punto di vista artistico, perché gli artisti sono ovviamente presenti e saranno soddisfatti dal pubblico. Noi dobbiamo ringraziare gli operatori sia della stampa che dell'organizzazione amministrativa, la polizia comunale, tutti coloro che in questi giorni di festa lavoreranno per rendere questa manifestazione che, ricordo, mette insieme il nostro festival storico, l'Otranto Film Festival. Ringrazio anche la direzione artistica di Stefania Rocca, che sarà, non è una direzione artistica ma è una selezione, perché quest'anno, diciamo, il clima era proprio quello di formulare un'offerta complessiva senza, come dire, marcare delle leadership del cinema rispetto alla musica, di un territorio rispetto all'altro. È un approccio ecumenico, come dire, all'offerta culturale che vede insieme sia la selezione di opere filmiche internazionali, ripeto, avrete il comunicato, quindi i vostri colleghi potranno, se volete, poi approfondire dal punto di vista cinematografico l'offerta. Si è tentato di valorizzare l'identità di Otranto, che è una non identità, cioè è un'identità che mette insieme una diversità, e questo è lo spirito del festival. Ci saranno sicuramente tantissimi giovani cineasti, c'è una relazione con l'Università del Salento che si interpreterà con una giuria di giovani e giovanissime studenti e studentesse dell'Università del Salento. Io, ripeto, senza fare le marchette, io devo ringraziare veramente tutti coloro che giorno e notte, per soddisfare, diciamo, non solo il proprio cuore, ma per una comunità che giustamente richiede spazi e offerte, hanno portato a casa un risultato che non spetta a me giudicare, ma su cui abbiamo investito del tempo e siamo molto ottimisti sull'output.
ci saranno molte persone che verranno anche dalla mia città, che è Bari, a passare le feste qui, anche dedicare l'offerta poi culturale, diversificandola nei vari luoghi della regione, è per noi importante. Io ho parlato fin troppo, siamo grazie. Anche ringraziare grazie. Come se lo farà grazie, lì, grazie. Infatti anche io volevo aggiungere, ringrazio chiaramente la struttura amministrativa importante, l'opera del direttore generale con anche i suoi collaboratori, in primis il dottor Schito, che peraltro ha lavorato e lavora con noi anche su altri temi, quale quello importantissimo della proposta della OTA Capitale della Cultura 2025 insieme all'Università del Salento, che è sempre una risorsa preziosissima. Ringrazio il responsabile del settore cultura del comune di Otranto, che ha seguito la vicenda non senza peregrinazioni e qualche tirata d'orecchie da parte mia, perché capite bene che a me interessa molto l'aspetto chiaramente culturale, i riflessi economici per la città, l'indotto economico e tutto, ma potete capire che mi interessa molto anche la sicurezza. Quindi anche sul tema sicurezza ci sarà comunque questi eventi, ho anche dato assicurazione, l'ho fatto nella mia precedente veste per tutta la vita e per tutta l'Italia, ci sarà un'attenzione proprio da parte degli organi preposti a garantire che lo svolgimento della manifestazione in quel luogo, con un numero che pensiamo essere sarà considerevole di visitatori, di turisti, di partecipanti, possa essere assicurata al massimo livello. Se mi consentite altri due minuti di leggere il programma. Allora, avremo il concerto di Morgan domani a Castello Aragonese, sala triangolare, concerto che era stato previsto in precedenza, con omaggio a Carmelo Bene nel cinema contemporaneo, quindi tutto legato sui temi anche di Otranto, da un cittadino di questa città. Avremo poi domenica 18 il Connecting World, il meglio delle diverse edizioni dell'Otranto Film Festival, a cura appunto di Stefano Rocca, come detto dal dottore, anche da parte mia, io chiaramente come cittadina italiana l'ho seguita nelle sue varie performance, diciamo, teatrali, televisive, cinematografiche, ma quello è un altro discorso. E domenica 18 avremo Open Door di Florence Papa Salvania alle ore 18, alle 20 Andromeda Galaxy di More Nacca. Il lunedì 19 dicembre Girl di Lucas Dont e alle 20 Normal di Adele Tulli. Questo lunedì 19, martedì 20 avremo alle 18 The Teacher di Gian Febbre Kitbo, e alle ore 20 oltre la notte sempre di Fatik Akin. Mercoledì 21 dicembre alle ore 18 The Square di Ruben Östlund e alle 20 serata di premiazione migliore film off 2022. Giuria presieduta dagli studenti del NAMS Uni Salento e coordinati dal professor Luca Bandirali. Otranto Film Festival Special Edizione per un cinema sociale, Otranto Regione dell'Anima, giovedì 22 dicembre, proiezione del film Otranto Regione dell'Anima di Sandro Ortino in collaborazione con l'Arcidiocesi di Otranto. Otranto Cinema Insieme, venerdì 23 dicembre alle ore 15, proiezione Babbo Natale di Alessandro Valenti con i pazienti familiari della RSSA Villa Camurri. Il Cinema Friendly, venerdì 23 dicembre alle 18, proiezione Wonder di Stefan Ciuboschi. In collaborazione con la società cooperativa Otranto Zoe Onlus, e poi la proiezione della Gabbianella e il Gatto di Enzo Dalò alle 20, sempre di venerdì 23 dicembre. Otranto Film Festival Alba dei Popoli, riflessi di terre lontane, martedì 27 dicembre alle ore 18, abbiamo ripetuto, proiezione di Korn a Aslan di George Osbashi, in collaborazione con Spazio Cineforum. Mercoledì 28 dicembre Nicola Cosse, Kebab e Coca-Cola di Antonio Palumbo alle ore 18. Giovedì 29 dicembre alle ore 18 Morrison di Federico Zampaglione, che questo sono un film abbastanza parecchio votato anche di recente in collaborazione con Spazio Cineforum. Venerdì 30 dicembre Masterclass con Federico Zampaglione alle ore 16, concerto di Tino Mancino a seguire, sempre a Via dei Torri, in alto volta terra, diciamo, nello spazio
normalmente adibito a queste manifestazioni. I tiromancini, vabbè, lo sapete meglio di me, sono un gruppo italiano di Roma, storicamente guidato da Federico Zampaglione. La loro musica è improntata alla commissione tra forma, canzone e rispetto alla musica leggera italiana, ricerca di sonorità non convenzionali. Sabato 31 dicembre alle ore 18, Scherza con i fanti di Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna, quindi altro film che sarà proiettato sempre nel castello, vero? Sì. Domenica 1 gennaio alle ore 00:05. Prima però, ecco perché sì, posso anche dirlo, perché è una cosa carina, ci sono i tamburellisti, i tamburelli, un'associazione associazione locale di Otranto con i bimbi, che è molto bella, tra l'altro va in giro anche nelle varie regioni d'Italia, quindi è anche un momento culturale dedicato anche ai più piccoli, sempre nello stesso luogo, sì, cioè, nello spazio quello lì del parco, via delle Torri, largo Porta Terra. Anche questo qui è un riconoscimento delle peculiarità qui del territorio. A che ora fanno? Alle 18:19? Prima no, alle 20, sì, dalle 20 in poi, dalle 20 in poi, dalle 20 in poi i tamburelli con tutto lo staff, quanti saranno le persone? Sono una cosa trentina di varietà, di varietà, da piccolini a più grandi. Poi i tamburelli sono veramente un'espressione molto bella. Gran concerto per la pace di Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana, che dovrebbe iniziare, diciamo, a mezzanotte. L'Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, propone lo spettacolo Taranta d'Amore, una grande festa spettacolo dedicata ai balli della tradizione popolare italiana, gighe, saltarelli, ballerelle, pizziche, tamburiate e soprattutto tarantelle. Centro della scena di Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti dell'orchestra, dà vita a una grande festa spettacolo che riesce ad animare la piazza, a far saltare al ritmo vorticoso dei nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, ciaramelle e tamburelli. Così stregati dall'energia del ritmo, affascinati dalla varietà e originalità dei suoni, degli strumenti popolari, dalla forza delle voci che cantano tanti dialetti diversi, tutti si ritrovano a rivivere suggestioni ed emozioni straordinarie tipiche delle antiche feste contadine italiane. L'Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, è un ensemble di voci, organetti, percussioni e altri strumenti tradizionali che propone un variegato repertorio che abbraccia diverse regioni d'Italia. Tra l'altro, chiaramente insegna all'Auditorium da anni, quindi è anche professore, appunto, all'Auditorium, quindi con un titolo proprio di riconoscimento di musica popolare italiana che veramente riguarda tutto il territorio nazionale. Abbiamo detto che è stato per 10 anni il maestro concertatore fondatore della Notte della Taranta. Ah, peraltro, sì, sì, anche su questo territorio. Io lo conosco su altri territori perché opera veramente alla grande, anche assolutamente anche a Roma, è famosissimo, importantissimo, fa tante cose culturali. Diciamo, questa è l'offerta di quest'anno. Quindi, di nuovo, grazie a tutti voi e spero che tutto avvenga nell'arricchimento reciproco, nella gioia, nella condivisione e soprattutto nel massimo grado della sicurezza. Grazie. Anche i saluti del presidente Emiliano, grazie, e di tutti i nostri soci, perché la fondazione ha partecipato a tantissimi soci che sono tutti al fianco ad Otranto nella candidatura del 2025. È una sfida grossa, vocale, speriamo anche a quello andrà bene. Diciamo, grazie alla Repubblica. Grazie.